No, volevo aggiungere, ecco, magari da fuori non si sa, non si sente, ma questa è la prima volta praticamente che suoniamo in questo set semiacustico Certo. Sì, ed vero. è un esperimento che penso anche a noi stia piacendo molto perché può essere molto utile anche per suonare un Ah no, domani. questo pezzo qui ragazzi non ve la cavate così. Non andate via di qua se non ce l'avete lasciato. Cioè, Grazie. è inutile che trovi la storia del semiacustico, del non acustico, ma da qui non uscite senza. Beh, ma tanto tu l'hai registrato, no? Stai registrando, quindi ce l'hai. È vero anche È quello. vero, ha Beh, è ragione, non so andata bene, se niente. non stasera non andavate a casa. Adesso su tutte le bancarelle domani dalla Fiera di Senigallia a No, Milano, eccetera, assolutamente. troveremo i CD completo, No, no, no. Fabri Goran and the Steam Band Live. Beh, oh, dipende poi da quanti soldi tirano su, Fabrizio, te lo veniamo a Giusto, dire. smezziamo, Ci smezziamo. mancherebbe. Senti, no, volevo dire una cosa che giustamente non abbiamo detto. Noi abbiamo questo EP con i sei pezzi che è una sorta di preludio, perché noi stiamo lavorando a Certo. un album intero. Bravo, la domanda che ti volevo fare, oltre a questo EP, c'è qualche cosa con cui stai lavorando? Esatto, stiamo Vuoi lavorando dire? alla registrazione dell'LP intero che conterrà 12 pezzi, e quindi saranno una parte quelli contenuti nell'EP e una parte tutti questi nuovi che non sono pubblicati da nessuna parte. Il prossimo che uscirà come singolo è Venus, quello che abbiamo ascoltato prima, Bellissimo anche quello. sempre in acustico live. E poi Rainy Night sarà uno di quelli contenuti nel disco, quindi arriverà. Perché, ripeto, per me è un brano a cui tengo molto, perché ci tengo a L'ultimo, dire quello che hai quello che abbiamo fatto, fatto adesso, perché bellissimo. la mia idea era quella di riprodurre col pianoforte il comportamento delle gocce durante la pioggia, quando vengono giù dal tetto che un po' colpiscono una latta, un po' colpiscono il. Guarda, me ne sono accorto, loro da fuori non lo possono vedere, ma chi ha visto, lui aveva l'ombrello in mano E quindi vuol dire che e per funziona. cui sì, diciamo che sei calato nella parte. Ma però adesso io che, adesso seriamente, io che ti ho visto suonare, se ne saranno magari anche accorti quelli che stanno visionando lo stream dal vivo, nel momento in cui proprio sei andato sul soft, ho visto quella cura che tu hai messo nel suonare quelle note che ha dato proprio L'idea Sì, dell'acqua che sì, scende. sì. Sì, era un po' quella l'ispirazione nata da lì, per cui Rainy Night. Niente, sono contento che ti piaccia perché Ma è mi uno dei piace pezzi tantissimo, mi piace Let's che Know, amo. mi piace Rainy Night, mi sono piaciute quelle Mind the Gap, ma io a questo punto non lo so, l'idea è che mi piacciono un po' tutti i tuoi pezzi, Questo quindi lo dobbiamo scopriamo. rimanere a contatto noi, Va a bene, parte che dobbiamo volentieri. rimanere a contatto, e poi soprattutto ti voglio dire che persone ne sono venute, ognuno ha lasciato diciamo la particolarità di qualche cosa, nel senso. Però mi piace quando si trovano che persone così a pelle, si riesce a parlare bene, non ti mettono muri davanti. Quindi Chiaro. No, speriamo che non vero. sia una cosa isolata, quantomeno che possiate tornare qua ancora Va una bene, volta. Oppure a quando presentare il mai, disco. bravo, esatto, alla tua Molto volentieri. presentazione, noi saremo ben lieti di potervi presentare il vostro prossimo disco. Quindi la domanda che io volevo farti era: hai lavorato questo EP? Io direi anche di voler dire i titoli dei brani, così Sì. almeno, che sono. Allora sono La Beda Ghe. Il Red Snow, Tower of Power, One Day, Welcome to My Flying Train e Mind the Gap. Che poi Welcome to My Flying Train è quello che abbiamo ascoltato Sì, anche in Mind the apertura, Gap. Mind the Gap l'abbiamo ascoltato prima, Red e Snow quindi, anche. e Resno anche, quindi abbiamo ascoltato, diciamo così, alcuni pezzi del primo EP, quindi c'è in lavorazione un altro disco Esatto, che esatto. uscirà per voi quando? L'obiettivo nostro era a fine primavera, siamo in ritardo come sempre e quindi speriamo prima dell'estate, però non è così sicuro perché insomma i tempi volano, anche perché noi, siccome piace molto suonare live, appena ci propongono di fare dei concerti, eccetera, ci buttiamo su quello molto volentieri e quindi Parliamo anche di quello, dopo eh? parliamo con. Una domanda sul live. Voi avete il contatto col pubblico, come vi siete trovati? Cioè, mi guardate negli occhi, li vedete brillare, non so. Cose di questo tipo. E poi, non so, vi sono venuti a fine concerto, sono venuti sotto al palco, mi hanno chiesto i pareri, mi hanno ringraziato. Non lo Come so. scusa? Cosa ha detto lui? Vi hanno lanciato i bulloni? Come i Rockets? No, non credo, non credo.
Oh, ma è bello avere un DJ così amico, eh? Eh sì, infatti, simpatico. È la serata dei complimenti. No, no, non è quello. Guarda, guarda che proposte. Non è quello, non è quello. È che siccome te sei stato accompagnato fuori, che bello, il concerto era sospeso, che era di tutto. E dico, vi ho mai tirato qualche bullone anche voi? No. Per fortuna non siamo a questi livelli. No, anzi, certo. Anzi, abbiamo tanti bei riscontri quasi commoventi, devo dire. E io sono sicuro che sarà così anche... anche in un futuro, perché ragazzi suonate davvero bene, vi faccio i miei complimenti. Grazie ancora, ce ne sono state, ce ne sono poche in giro di band che hanno un bel sound come il vostro. Posso fare una richiesta al DJ? DJ, lì dovresti avere appunto la traccia di Bad Age. Sì, ce l'abbiamo. Ecco, se la metti sotto mentre parliamo, è un bellissimo pezzo strumentale che ha scritto Fabri. Beh, diciamo allora a questo punto ce l'ascoltiamo dopo e okay. Ce l'ascoltiamo magari non come sottofondo, ma ce l'ascoltiamo come... Perché come... poi volevo raccontarti il mio punto di vista su questo brano, oltre che magari Fabri può raccontare come mai l'ha scritto. Allora facciamo una bella cosa, andiamo a sentirci Bad Age. Va bene. E subito dopo riprendiamo con Mister Luca, che ci vuole raccontare qualche cosa su questo pezzo, e in seguito lo conclude Fabri Gol. Ok. Benissimo. Allora, gentili ascoltatori, Bad Age ce l'abbiamo qui, vi ricordo sempre siete sintonizzati sulle frequenze web di RCM 104 Radio Web, The Power Radio Station. Abbiamo qui con noi Fabri Gore and the Steam Band, andiamo a ascoltarci dal suo EP, dal loro EP, che abbiamo anche noi qui da questa sera, Welcome Aboard. Ce l'abbiamo, ecco Bad Age, il brano di apertura di questo EP, eccolo qua. L'une des plus belles rats du monde. La Bad Age est unique sur la Côte d'Azur. La Bad Age massif rouge vif, rides et plages somptueuses. Et la porte d'entrée naturelle de l'Estérel. De l'Estérel. La Bad Age. La Bad Age. Des plus belles rades du monde. Est unique sur la Côte d'Azur. La Bad Age. La Bad Age.
est unique sur la Côte d'Azur. La Bézaguer. Massif rouge vif. Rive des plages somptueuses. Et la porte d'entrée naturelle. De l'Estérel. De l'Estérel. Du monde est unique sur la Côte d'Azur. La Bézaguer. La Bézaguer. Rouge vif, rive des plages somptueuses, est unique sur la Côte d'Azur. Allora eccoci, rientriamo negli studi di RCM 104 con Bézaguer, Fabrigor and the Steam Band. Ma perché mi trovo Fabrigor Macmillan? Sì, perché il nome completo è quello. Ok. Scusami, prego, Luca, prego. Ho un attimino divagato. Cosa volevi dire sul pezzo? Alcune tue considerazioni? Sì, no, appunto, quando Fabri ci ha fatto sentire questo pezzo, devo dire che mi ha preso molto emotivamente, perché mi è piaciuto subito. In realtà mi piacciono tutti i suoi pezzi. Ah, chi lo dici? Non lo dico proprio per fare le cappiedi. Sì, era guai. Infatti suona i violini. Esatto. Guai, capito, anche già cominciato. Non faccio le sviolinate perché suono le tastierate, quindi non è per fare le tastierate a Fabri. Però veramente appunto questo pezzo in particolare ha un po' toccato le corde del mio cuore, perché siccome ha queste sonorità elettroniche che richiamano anche un po' i pezzi di Jean-Michel Jarre, che è un grandissimo compositore. Certo. Esatto, sì, anche infatti Daniele l'aveva notato subito, ed era proprio quello che stavo dicendo io, cioè siccome io considero Jean-Michel Jarre praticamente è un po' il Mozart del ventunesimo secolo, perché... Beh, devo dire una cosa, scusami, prego. Quando ho sentito che utilizzava il vocoder ho pensato Dolce Remy. Mazinga, ha detto, mi è venuto in mente. Ma non puoi smontarci così, stiamo parlando di Mozart, di Jean-Michel Jarre, e ti parli di Mazinga. Non lo so, Ma è normale che mi richiamo alle volte. Allora, un avviso agli ascoltatori: qui finisce il riso. fra un po' vedrete sulla webcam, collegatevi, perché c'è una simpatica. Io che meno Gianluca Elvis. Tutti contro tutti qua. Adesso, va bene, chiedo scusa. No, scherzo, ma anch'io. No, stavo dicendo appunto che Jean-Michel Jarre, appunto, queste sonorità mi hanno subito richiamato appunto questo grande compositore elettronico, perché che io tra l'altro ho avuto appunto la fortuna, come Daniele, di vedere due volte parecchi anni fa, non mi ricordo se era 2004 forse al forum o 2001 al forum di Assago, 2003, ecco. E invece più di recente dovrebbe essere nel 2008, se non mi sbaglio. Sì, questo pezzo comunque ce l'ha molto del Jean-Michel Jarre. Agli Arcimboldi, ma ecco, per esempio qua vorrei raccontare un aneddoto, che agli Arcimboldi sono andato accompagnato da una gentile signora che è mia madre, che è praticamente ultra settantenne. Io l'ho portato, gli ho detto dai, vieni con me a vedere Jean-Michel Jarre. Ed è stato fantastico. Mia madre è rimasta ammutolita durante il concerto, proprio con questo sguardo sognante. Ed è stato era il concerto per i 25 anni
dall'uscita di Oxygen. Cioè, voglio dire, lei portare a vedere Jean-Michel Jarre, magari lei era abituata a standard di Orietta Berti, Raul Casadei, dice, cavolo, chi è questo signore qui? Voglio dire, avrà la sua bella differenza. Invece io il mio avvicinamento alla musica è proprio avvenuto grazie a mia madre, che mi portava al mitico festival del Parco Lambro. Negli anni 70, mi ricordo, sì. Quindi dove per la prima volta sentì i sintetizzatori suonati per esempio da Franco Battiato. Sono di Milano anch'io, Luca. Ecco, quindi concerti incredibili all'epoca, con un'atmosfera assolutamente naif. Ecco, tornando appunto a Jean-Michel Jarre, quindi mia madre per tutto il concerto è rimasta affascinata dalla musica. E poi credo c'erano tutti i sintetizzatori di 25 anni prima, sì, suonati dal vivo, erano in quattro persone, quindi insomma era una cosa spettacolare. E la musica veramente si sentiva da Dio. E è stato bellissimo che alla fine del concerto mia madre mi ha abbracciato commossa, ha detto: è stato uno dei più bei concerti della mia vita. Non sapeva più come farsi portare a casa. Diciamo. Già 75 anni, capito? Certo, quindi. Quindi è stato. Io mi ci metto. D'altronde, quando vai a vedere personaggi di quel calibro, magari sei abituato a un certo tipo di standard, o fortunatamente, magari mettiamola così. Tu sei naturalmente musicista, lei è magari abituata a sentirti suonare le tastiere o altri strumenti, ha sentito magari riprodurre diversamente la musica che tu magari amavi fare, per cui è rimasta magari Sì, tra l'altro ecco, negli anni in cui appunto non suonavo con nessuna band, piuttosto che niente io mi mettevo su il CD di Jean-Michel Jarre, piuttosto che dei Depeche Mode, Duran Duran eccetera, e ci suonavo sopra. Infatti grazie a questo mio autoallenamento in questi gruppi, certo, in questi generi musicali, poi sono stato preso alle prime prove. Anche Fabri, cioè, praticamente è stata buona la prima, perché mi ha detto: dai, vieni a provare. Sì, benissimo, dai, cominciamo. Quindi, beh, oddio, io penso che suonare il genere che suoni tu, Fabri, alla fin fine, cioè avere delle influenze tipo, ritorniamo all'inizio quando parlavamo di influenze musicali. Influenze di questo genere qui abbia aiutato tantissimo. Sì. Chiaro che se io avevo suonato blues per 30 anni, venivo magari a suonare da te, magari avrei comunque, diciamo così, allacciato il rapporto, ma con una sfumatura un po' diversa, credo. Sì, diciamo che l'importante è essere, come noi siamo per fortuna, uniti nell'idea del progetto, cioè di fare qualcosa di particolare con delle sonorità nostre, ma inserendo un sacco di tipi di musica. Per esempio, a noi piacerebbe includere nella band un violoncellista. Dici, cosa ci fa per poter arricchire delle idee che abbiamo e farle eseguire soprattutto dal vivo da un violoncello? Non ci siamo ancora riusciti. Sono gran bei strumenti. Ma è un'idea. Per cui non è detto che un musicista di blues dentro la nostra band non possa arrivare. Secondo me siamo molto aperti. Poi, stando con i piedi per terra, ovviamente cerchiamo di andare avanti per la nostra strada con le idee che abbiamo, anche perché oggi ci sono dei mezzi molto potenti per fare tante cose, quindi non soffriamo particolarmente, però abbiamo delle... Anche se sono convinto che qualsiasi cosa non si la più precisa non sarà mai capace, secondo me, di sostituirsi allo strumento originale. Sì, io sono convinto, sì, Luca. Certo. Questo sicuramente. Ma questo certo, infatti. Sì, è per quello che credo noi consoniamo. Che avere... Noi siamo musicisti, naturale. Naturale. Vorreste fare, tra virgolette, come il Mike Oldfield della situazione, che ha racchiuso nel suo gruppo più strumenti, ha creato una sonorità musicale composta da tantissimi strumenti poi alla fine. No, perché ogni tanto, tra l'altro, il difficile quando si è creativi è rimanere su dei binari, perché una mattina ti alzi, hai un'opportunità, ti viene un'idea, dice io la inseguo. Purtroppo non si possono neanche seguire tutte, altrimenti non arrivi mai alla fine. Tipo di obiettivo, perché sperimenti qua e là. Credo che poi nella storia della musica tutto parte da Pink Floyd, perché Pink Floyd ci ha raccontato che dall'elettronica al blues al rock hanno spaziato mettendo insieme molte sonorità, molte cose. Io citerei Elvis Presley, però. Anche Elvis Presley. Daniele, hai toppato da questa sera. Hai toppato. Cosa c'entra di Pink Floyd? È arrivato prima il mio. Elvis è sempre Elvis. Comunque, guarda, se non ci credi, ti faccio vedere. 50 euro te li sei guadagnati stasera. La sera te lo faccio. Sai che bonifico? I CD non si usano tanto, no? Non si usano tanto perché ci sono gli MP3, c'è YouTube, eccetera. Però in macchina tu quei CD che proprio
ti piacciono ci sono, o sbaglio? Certo. Ecco, se vai nella mia macchina, un CD di Elvis c'è, quindi... Sei un grandissimo, quindi... beh, fatelo dire, guarda, sei guadagnato veramente il paradiso. D'ora in poi RCM 104 durerà la Steam Band di Fabricone. Eccolo lì l'altro che è arrivato. Are you lonely tonight? Beh, abbiamo bevuto bene, ragazzi, chinotto, chinove... Chi 10, insomma, chi acqua. Chi acqua, bravo Luca, grande. Allora, Fabri, visto che Fabri, abbiamo... Fabri sta friggendo, ti vuole far sentire questa sua canzone che... Io voglio ascoltarla. Bella. Allora, guarda, smetti di friggere perché te la faccio suonare. Perché tra l'altro, beh, stare davanti al piano e non suonare è una tortura. Vai, allora, guarda, io se vuoi... Ma se vuoi io tiro via anche il tappeto sottofondo. No, ma perché? In questo caso è Bay the Gay, l'ultimo paio ci siamo ascoltati. Comunque ci tengo a dire una cosa, questa la devo per forza dire, perché prego, è l'occasione giusta. La Bay the Gay è un pezzo che ho scritto in onore di un posto magnifico che è situato nella Costa Azzurra. Vi invito ad andare a vedere su Google che posto paradisiaco che è e che io ho conosciuto grazie ai miei genitori, che anche loro si sono innamorati subito di questo posto meraviglioso, e quindi ho composto questa canzone volutamente richiamando e citando un po' le sonorità di Jean-Michel Jarre, che quindi è francese, Costa Azzurra, e ho dedicato a loro questa canzone. Infatti il video che ho trovato su YouTube, come dopo il titolo c'è subito la dedica fatta ai miei genitori, perché hanno fatto tante bellissime cose, e quindi un po' di riconoscenza pubblica se mi la sembra sono meritata. La cosa più giusta. Io ricordo, anzi voglio sempre che tu possa ricordare a chi ascolta dall'altra parte, la particolarità del vostro suono è una particolarità che penso in tanti vi riconoscano. Sono sicuro che chi come me per la prima volta è rimasto estasiato, io sono rimasto estasiato, e non lo dico, grazie, non lo dico per una forma di convenienza, Fabri, perché non è assolutamente così. Tra l'altro io ringrazierò, e non penso mai abbastanza, il signor Daniele Novazzi per avermi fatto conoscere questa categoria di musicista, perché mi ha permesso di ascoltare un sound magnifico, magnifico. Quindi grazie. Ve lo posso veramente dire col massimo della sincerità. Vi voglio dire che chi come me per la prima volta ascolta questo suono, questa particolarità del vostro sound, secondo me merita di sentire quanto e come può raggiungere ogni volta che vuole il vostro suono. Quindi dagli le chiavi per poter raggiungervi. Molto volentieri, molto volentieri. La chiave più comoda è sicuramente il sito, perché con una parola raggiungi tutti gli altri canali. È Fabri Gore, scritto Fabri con la Y, Gore, scritto Gore, .net, ma basta anche andare su Google e scrivere Fabri Gore ed esce immediatamente il sito, e da lì trovate i link per esempio a YouTube, che è un sistema molto comodo per vedere i video e ascoltare le canzoni, ma anche Spotify, che adesso si sta sviluppando molto perché è comodo, te lo puoi portare sul cellulare eccetera, e lì potete sempre ascoltare tutti i pezzi che pubblichiamo. E ripeto, YouTube, Spotify, ma anche iTunes se uno vuole acquistare i brani e scaricarseli, Gplay se vuole andare sul negozio dello store di Google e quant'altro. E lì trova anche tutti i link a Facebook, che è lo strumento in questo momento più utilizzato e più comodo che noi usiamo per comunicare con tutte le persone che ci seguono. Quindi che se ne dica, per noi Facebook è importantissimo, è lì che pubblichiamo sempre gli eventi oltre al sito internet, è lì che parliamo con le persone, che organizziamo, che rispondiamo e dove diamo comunicazione di tutte le nostre novità. Tra l'altro volevo dire, ho portato lo spumante per dopo ce lo vediamo, per celebrare le 8000 visualizzazioni che abbiamo avuto su YouTube. Bene, grandi, quindi dopo grandissimi, bravissimi, complimenti. Beh, allora facciamo partire anche, vediamo un po' l'applauso dello studio che ce l'ha, eccolo qui, senti. Grazie. C'è. Allora ragazzi, vi ha spiegato chiaramente, molto 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 chiaramente, come poterli raggiungere. Questi ragazzi meritano, e sottolineo con forza questa parola, meritano la vostra attenzione, perché sono gente positiva, non è gente che insegue la musica per obiettivi diversi che sono quelli della passione, perché io vedo molta molta passione nel loro atteggiamento, nel loro muoversi sugli strumenti,
vedo tanta passione che tante persone, secondo me, hanno perso. Quindi meritano assolutamente la vostra attenzione. Fabricor.net, il loro sito internet, quindi quando volete, quando avete bisogno di una buona dose musicale, Fabricor sarà sicuramente il punto di riferimento per ogni vostro tipo di desiderio. Grazie. Vi ricordo che Fabricor ha promesso di... Promesso? L'hai detto tu che il prossimo disco lo presentavi qua. Ok, quindi, sì. La presentazione del prossimo disco... E noi adesso invece ci ascoltiamo un altro brano. Sì, direi di sì. Che qual è? Dunque, suoniamo Forever. Quindi andiamo a ascoltarcelo dal vivo? Sì. Allora, visto che ci ascoltiamo dal vivo, io vi invito ancora una volta a dare spazio a questi musicisti. Signori, io vi presento ancora Fabricor and the Steam Band. Il pezzo che andremo ad eseguire è, scusami, Forever, quindi... Così poi ci dici cosa ne pensi. Altro che, via! Discovering desire to know almost everything. They will not be forever. They will not. And the age to understand it's time to be a man. They will not be forever. They will not. Life pass you by, seize the day, l'effetto smile to lie and enjoy. Do when you can something good for your friends. Take care of your love as a man.
Complimenti.